ultima del 2015 con vista su quota 20 punti, che significherebbe agganciare l'Aquila, avversario diretto al Porta Elisa sabato nel tardo pomeriggio, e chissà magari anche una tra Prato e Tutto Cuoio, forse tutte e due. La Lucchese, che giovedì pomeriggio si è allenata all'Acquedotto, è ormai quasi alla rifinitura, in vista della sfida alla compagine abruzzese, reduce tra l'altro dal successo di misura su Rimini. Gara delicata perché i rossoblu aquilani costituiscono un buon complesso, ma i rossoneri vogliono fare bottino pieno, magari cercando di emulare il rotondo 3-1 col quale si imposero lo scorso 28 febbraio con tripletta di Francesco Forte. Da allora sono trascorsi solo 10 mesi, ma la Lucchese è profondamente cambiata. Uno dei pochi superstiti di quella squadra è l'esperto mediano Nicola Mingazzini, uno che di battaglie ne ha combattute e vissute tante. Il Minga rispetta ma non teme l'Aquila, anzi. Ma è una squadra di tutte quelle che abbiamo incontrato, forse quella che esprime un calcio migliore per quello che abbiamo visto, per come l'abbiamo analizzata finora. Quindi non sarà una partita facile, non è una classica squadra di Lega Pro che gioca più che altro sugli avversari, una squadra con una propria identità precisa, quindi non sarà facile, però noi siamo molto convinti in questo momento di star molto bene, quindi speriamo di riuscire a dare un po' di continuità di risultati, quello che magari ci è mancato. Capitolo formazione che fosse per Lopez sarebbe già bello e deciso. Il 48enne tecnico romano deve invece fare i conti con gli acciacchi di Benvenga, botta ad un gluteo nella partitella in famiglia di mercoledì. In realtà il forte laterale destro dovrebbe stringere i denti e rispondere presente. Per ogni evenienza sono già pronte le alternative, che rispondono ai nomi di Melio o Calcagni. Per il resto conferma della stessa squadra che tanto bene ha fatto nelle ultime giornate, anche se Vita, ma soprattutto Pozzebon, sono parsi in forma e scalpitanti. La decisione definitiva sarà presa da Lopez solo dopo la finitura di venerdì.